Pronto? Ehi, ciao. No, senti, ascolta, no, non guardo quest'anno Lettere 2016. No, non lo guardo anche perché sono sicuro che non ci sarà niente di che come titoli. No, secondo me sarà un flop quest'anno. Vedrai che non ci sarà nessun annuncio importante. Sì, sicuramente. Quest'anno non faranno insomma niente di che alle 3, quindi non lo seguirò in diretta. Va bene, grazie comunque per avermi avvisato. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo arrivati sul vlog di giugno, finalmente ragazzi ho portato il vlog anche di giugno. Come avete potuto notare dall'anteprima, l'argomento principale di questo vlog sarà l'E3 2016. Ovviamente non poteva essere diversamente da così, visto che si è concluso da pochissimi giorni ed è un avvenimento che noi tutti gamers aspettiamo per un anno intero. Cioè io ero già, come penso molti di voi, sto aspettando già le 3 2017, perché comunque vengono sempre fatti grandi, grandissimi annunci. Ok ragazzi, prima di parlare però delle 3, vi voglio giusto dare un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il canale, quindi l'andamento del canale che più o meno è in linea. Ho visto che sta piano piano molto lentamente crescendo, anche il numero di visual in maniera lenta sta crescendo. E ho notato che mi piace molto sia PES che la carriera di FIFA, e la cosa ovviamente mi fa molto molto piacere. Ragazzi, per tutta l'estate ho deciso di continuare a portare 3 video a settimana e non 4, per il semplice motivo che in estate ovviamente molti di voi magari partono, c'è chi va in vacanza, si ha meno tempo di guardare i video, e quindi preferisco lasciare 3 video alla settimana, poi magari a settembre vedrò di farne 4. Ok ragazzi, ora passiamo a parlare delle 3. Allora, quest'anno, prima cosa da dire subito, è stata la conferenza Sony. La conferenza Sony quest'anno è durata finalmente di meno di tutte le altre volte. Quindi la Sony si è concentrata sui gameplay, la Sony si è concentrata su farci vedere ciò che realmente conta, sia i giochi o comunque le periferiche in questo caso, e si è concentrata di meno nel perdere tempo in parlate oppure show vari che insomma alla fine, parliamoci chiaro, a nessuno di noi interessa molto. Giudizio delle conferenze, sono Sony e Microsoft, le metto a pari livello, quindi darei 9 e 9. Poi c'è stata la conferenza Ubisoft che secondo me è stata da 7, la conferenza Bethesda è stata per me da 6 e quella EA uguale da 6 e mezzo. Non ho visto la conferenza Nintendo, è l'unica che mi manca. Ho visto soltanto i gameplay di ciò che hanno presentato. Il primo gioco del quale voglio andarvi a parlare è ovviamente Crash Bandicoot HD. Crash è considerato da me, ma penso da molti di voi, la vera e propria mascotte della PlayStation. Quindi è un enorme piacere che finalmente la Sony si sia decisa a fare un remastering dei primi 3 capitoli. Inoltre, se non ho capito male, ci sarà anche un'apparizione di Crash all'interno del nuovo Skylanders. Il gioco è previsto per ottobre 2016. Questo, ragazzi, non esclude l'ipotesi che se le vendite della Remastered, come dovrebbe essere, saranno ottime, verrà poi dedicato un intero capitolo totalmente nuovo fatto per PlayStation 4, e io me lo auguro. Il secondo gioco che mi ha colpito tantissimo è God of War. Il capitolo ripartirà da zero, non avrà più la numerazione e quindi il titolo si chiamerà semplicemente God of War. Uscirà il 24 gennaio 2017 e ragazzi, il gameplay visto alle 3 è stato un qualcosa di straordinario, anche perché c'è la presenza di quel ragazzino che sarà quasi sicuramente il figlio, è un Kratos invecchiato, quindi con più esperienza, sicuramente potrebbe dare al gioco qualcosa in più che negli ultimi spin-off è mancato. Quindi a me è sembrato veramente una bomba e anche il sistema gameplay finalmente l'ho visto molto più adattato, molto più adeguato agli attuali
giochi di azione in terza persona, quindi non vedo l'ora che esca e ovviamente vi consiglio l'acquisto. Il terzo gioco che mi ha colpito tantissimo è Resident Evil 7. Hanno mostrato un trailer gameplay e la visuale è passata dalla terza alla prima persona. Il gioco sarà anche compatibile con il VR, quindi si potrà giocare guardando il tutto ovviamente con il visore della realtà virtuale per un'esperienza veramente inquietante. Il quarto gioco che mi ha colpito tantissimo è Death Stranding, il nuovo capolavoro fatto dal geniale e bravissimo Hideo Kojima. Come tutti saprete, Hideo Kojima e la Konami si sono ufficialmente staccati, separati. Quindi Hideo Kojima non poteva più lavorare su Silent Hill, perché Silent Hill rimane della Konami, e ha deciso quindi di fare un gioco che, dopo aver visto il trailer, a mio parere sembra molto simile, anche come ambientazioni, come atmosfere, comunque horror. E guarda caso c'è anche la star di Hollywood, Daryl, che sarebbe in realtà Norman Reedus. Quindi ragazzi, il trailer ha mostrato Daryl con in braccio un bambino, poi questo bambino sparisce nel nulla e lui si ritrova in questa specie di nebbia totalmente nudo, quindi è stato mostrato ancora poco, però ci fa già capire che secondo me non è Silent Hill, perché non si può chiamare Silent Hill in quanto della Konami, ma è un Silent Hill con un titolo diverso e secondo me avrà una trama molto simile a quella che aveva già pensato su Silent Hill, quindi ragazzi sarà sicuramente una bomba. Il primo titolo della Microsoft, che secondo me è stato il migliore, che poi è anche un titolo di punta, è Gears of War 4. Hanno fatto vedere un gameplay nel quale chi ama questa saga come me non potrà che essere rimasto entusiasmato dal fatto che comunque le fondamenta di questo gioco non sono state stravolte, ma sono state migliorate. Altro titolo che uscirà che mi ha entusiasmato è Dead Racing 4. Hanno fatto vedere anche qui un bellissimo trailer nel quale c'è il protagonista con aria natalizia, perché appunto sembra, visto che uscirà comunque a dicembre, uscirà il 6 dicembre il gioco, hanno fatto appunto un trailer natalizio in cui hanno mostrato le varie armi, nuovi potenziamenti col quale potremo divertirci a spappolare zombie. Ok ragazzi, chiudiamo con la Microsoft e passiamo alla EA dal punto di vista della Electronic Arts. Il primo titolo è ovviamente FIFA 17. Hanno fatto vedere la nuova modalità storia o journey, che andrà a sostituire la carriera giocatore, nel quale appunto prenderemo possesso di un singolo elemento, il cognome da quello che ho letto sarà appunto personalizzabile, e dovremo partire dalle giovanili fino ad arrivare nella prima squadra. Ragazzi, dal trailer sembra che ci sarà soltanto la Premier League e io presumo che sarà proprio così, perché questo è un esperimento che la EA sta facendo. Spero che la storia sia fatta bene, che non sia troppo noiosa. Un'altra novità di FIFA 17 sarà il nuovo motore grafico, il Frostbite, e inoltre avremo gli allenatori a bordo campo. Allora io ora ragazzi vi voglio dire una cosa: ho visto un gameplay, un off screen, il gioco mi è sembrato per ora molto simile a FIFA 16. Mi è sembrato FIFA 16 2.0, non mi è sembrata stravolta la parte tecnica o la parte gameplay di questo nuovo FIFA. Non voglio sbagliarmi, ovviamente ragazzi sono solo impressioni viste da un gameplay della durata, se non ricordo male, di un minuto e mezzo, quindi prendete con le pinze ciò che vi sto dicendo, però per ora non sono rimasto particolarmente entusiasmato, proprio perché non ho avuto quell'impressione di cambiamento che lì va tanto sbandierando. Spero che comunque molti dei bug che ha FIFA 16 almeno vengano risolti. Detto questo, ovviamente sono entusiasta, io amo FIFA e quindi spero che ci siano novità anche nella carriera allenatore, perché è una carriera che io amo tantissimo e che vi porterò sul canale, quindi spero che migliorino tanto la carriera allenatore e che diano anche una bella rivoluzionata al Pro Club, che è un'altra modalità bellissima. Il secondo titolo della EA è ovviamente Battlefield 1. Per chi avesse ancora dubbi su questo titolo, penso che con questo trailer e questo video gameplay nel quale hanno giocato in 64, 32 contro 32, c'erano anche Snoopy Dogg tra l'altro tra questi giocatori, che c'erano giocatori normali e giocatori famosi, penso che abbia dato la conferma di quanto è bello e finalmente la trama, il gioco ha un qualcosa in più che a Battlefield è sempre mancato. Quindi dopo il mezzo passo falso fatto con Hardline, secondo me con Battlefield 1 si è tornati
ai livelli di Battlefield 4, ma ovviamente migliorato. E poi ragazzi, la prima guerra mondiale è bellissima, è una modalità stupenda, quindi Battlefield 1 sarà sicuramente un gioco che acquisterò e che vi porterò sul canale. Il primo gioco della bicida del quale volendo parlare è Dishonored 2, che uscirà l'11 novembre e che riprende gli stessi poteri del primo capitolo, quindi armi, fasi stealth, fuoco. La novità è che questo titolo sfrutterà un nuovo motore grafico e che i personaggi non saranno solo uno, ma saranno due, con due storie altrettanto diverse che noi dovremo giocare, quindi avremo l'opportunità di interpretare due personaggi diversi. Il secondo titolo del quale voglio parlarvi è Prey, uscito già nel 2006. Questo titolo qui è un reboot, infatti si chiama appunto Prey e non Prey 2, e noi saremo Morgan Liu, uno dei sopravvissuti della razza umana, sul quale vengono condotti esperimenti per migliorare appunto la razza umana, e la stazione spaziale nella quale noi siamo viene attaccata dagli alieni e quindi ci dovremo difendere. Il titolo uscirà nel 2017. Andando avanti, c'è stata anche la Ubisoft All3 2016. Tra i titoli che ha presentato più interessanti c'è sicuramente Ghost Recon Wildlands, nel quale ragazzi hanno fatto vedere finalmente anche un bel gameplay nel quale possiamo giocare fino in 4 in coop, siamo 4 soldati. Nel gameplay si vedevano questi 4 giocatori che paravano con stile militare e che dovevano catturare il capo di un cartello della droga, e la missione è stata molto molto bella perché se ci si coordina si può giocare veramente bene. Il titolo è un open world, promette molto molto bene, quindi ragazzi uscirà il 7 marzo ed è sicuramente un titolo del quale io consiglierei l'acquisto, soprattutto se avete amici col quale giocare. Un altro titolo del quale già si sapeva l'uscita è Watch Dogs 2. In questo caso ragazzi è intervenuta anche la Sony perché ci sarà un film su Watch Dogs 2, e inoltre i possessori PlayStation 4 avranno i DLC in esclusiva temporanea per 30 giorni prima di quelli Xbox One. Il titolo prenderà il posto negli scaffali di Assassin's Creed, che quest'anno non avrà il consueto capitolo. Un altro titolo che hanno presentato, che hanno fatto vedere, è For Honor. Qui ragazzi non c'è molto da dire, io già ero rimasto alibito, entusiasta dal primo gameplay. Hanno mostrato un nuovo gameplay, un nuovo trailer che ci mostra la storia di questi tre combattenti, ossia i vichinghi, i guerrieri e i samurai che potremo usare. Ogni fazione ha il proprio stile di combattimento e noi potremo scegliere ogni volta con quale guerriero affrontare la storia. Ragazzi, un titolo stupendo che sicuramente è da acquistare, e uscirà il 14 febbraio del 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4. L'ultima conferenza all'EA 2016 è stata quella della Nintendo. Gli unici due titoli che mi sono segnato sono PES 2017, che ha portato dei miglioramenti evidenti al gameplay, non si sa nulla per quanto riguarda le licenze, però ragazzi dovrebbe essere stato migliorato il comparto tecnico del gioco, la palla avrà più fisicità, quindi la direzione della palla sarà rivista, i portieri sono stati migliorati, quindi sono stati resi più intelligenti grazie anche a nuove animazioni, e ci sarà lo spray a terra quando ci sarà il calcio di punizione, ma l'animazione dell'arbitro non dovrebbe essere stata inserita, non si sa il perché, ma purtroppo non hanno inserito l'animazione dell'arbitro. Il secondo titolo che mi è piaciuto moltissimo è stato The Legend of Zelda Breath of the Wild, che uscirà nel corso del 2017 e che avrà un mondo totalmente esplorabile e un nuovo sistema di combattimento. Bene ragazzi, allora dopo aver parlato in lungo e largo delle 3 2016, dopo che vi ho detto tutti i titoli che mi hanno colpito e che mi sono piaciuti, passiamo ora alle vostre domande. Questo mese me ne sono arrivate due e sono state fatte entrambe dall'utente e amico con cui faccio anche video, Lodino90. Quindi ragazzi, mi raccomando, anche in questo caso qui sotto, se avete delle domande, hashtag FAQ, e lasciatemi le domande a quale risponderò nel prossimo vlog. Allora, la prima domanda che Lodino mi ha fatto è questa: FAQ, ti piacerebbe andare alle 3 e per ti piacerebbe intendo è un tuo sogno nel cassetto? Allora rispondo a Marco, ma rispondo anche a voi, dicendo che sì, andare alle 3 è uno dei miei sogni nel cassetto. Penso che ogni gamers che si rispetti abbia questo sogno, cioè di andare alle 3 e poter essere lì sul palco, vedere i più grandi programmatori delle più grandi software house al mondo presentare i propri prodotti. Quindi sì,
non è il mio principale sogno nel cassetto, ma è sicuramente uno dei miei sogni nel cassetto. Seconda domanda, fatta sempre da Lodino 90 con hashtag fuck, è questa: pensi di andare alla prossima Games Week di Milano? La risposta è no, purtroppo non posso andare per vari impegni, però conto di andarci, spero, l'anno prossimo. Ok ragazzi, detto questo, il vlog si conclude, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, commentate anche voi dicendomi cosa ne pensate, se condividete il mio punto di vista su ciò che ho detto sui vari titoli presentati agli EA 2016, se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, qui sotto come sempre trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram, Twitter eccetera eccetera eccetera. Noi ci vediamo al prossimo vlog nel mese di luglio, qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!